Ciao, sono Elisabetta, della Via Aromatica. Mi occupo di dare dei suggerimenti su come possiamo utilizzare gli oli essenziali per prenderci cura di noi. In questo periodo dell'anno, visto che comunque lavoro in una scuola steineriana, da tanti anni e sono laureata in pedagogia, ho pensato di preparare una presentazione apposta per questo periodo così particolare, così delicato, ma che può essere anche molto bello, che è l'inizio della scuola. Ho preparato quest'anno anche dei suggerimenti che vanno al di là dell'uso degli oli essenziali, che trovate in una playlist sul canale YouTube della Via Aromatica, dove dice oli essenziali per i bambini e per l'inizio della scuola, perché naturalmente questi suggerimenti poi vanno bene anche per tanti altri momenti dell'anno. Adesso condividerò la presentazione e in questa occasione mi concentrerò soprattutto sull'uso degli oli essenziali, vi darò delle ricette, delle idee su come possiamo utilizzarli e diluizioni per i bambini e tutte queste cose. Adesso condivido lo schermo così possiamo seguire le immagini insieme. Ecco qua. Come vi dicevo, lavoro in una scuola steineriana, quindi lo stile sarà un pochettino questo, perché credo che così ci sia una grande una base molto interessante rispetto alla crescita dei bambini. Secondo Steiner, i primi 7 anni di vita sono quelli in cui nel bambino si rinnovano completamente tutte le cellule. Infatti lo vediamo, no? Perché i bimbi perdono e cambiano i dentini tra i 6 e i 7 anni, no? E diventano veramente loro stessi, non sono più solamente l'insieme dei genitori, ma sviluppano proprio quello che loro sono davvero. Quindi non è soltanto l'inizio della scuola, nel senso, no, che imparano a leggere, scrivere, finiscono l'asilo, vanno a scuola, ma è davvero un momento di grande cambiamento nella crescita dei bambini e quindi è davvero così, no? Importante non sottovalutarlo e prendersene cura. Mi piace iniziare con una frase proprio di Steiner che dice così: per ogni malattia umana, da qualche parte nel mondo esiste una pianta che ne è la cura. Io credo che ci sia un potenziale di guarigione connaturato nelle piante e integrale alla loro evoluzione. Come parte dell'evoluzione umana, imparare a fruire di questo meraviglioso dono della natura. Mi piace anche precisare questa cosa, che utilizziamo gli oli essenziali come integrazione. Non sono gli oli essenziali, secondo me, e io non sono contraria alla medicina tradizionale. Credo semplicemente che possiamo supportare il benessere, che possiamo utilizzare prima le cose naturali e riservare medicine e tutto quello che, no, è importante quando non c'è un'altra soluzione, non quando le condizioni veramente richiedono che facciamo uso di questo. E naturalmente abbiamo bisogno dei medici, degli ospedali, delle diagnosi, degli strumenti, no? Che ci mette a disposizione la medicina tradizionale. Quindi tutto quello che dirò questa sera non è assolutamente un cancellare tutta quella parte, ma è vedere come la natura ci offre però delle soluzioni che sono semplici, che sono efficaci e che possono aiutarci in tanti momenti in cui magari lasceremmo stare. Invece abbiamo a disposizione qualche cosa.
Perché le piante producono gli oli essenziali? Allora, sicuramente c'è una composizione in quella pianta che dà loro un aroma che la rende riconoscibile. E quindi è anche una cosa che serve per gli insetti, per l'impollinazione, quindi per favorire la riproduzione e fare parte del sistema, dell'ecosistema in cui le piante si trovano. Le piante però si servono anche, non riescono a produrre delle sostanze che servono a loro per curarsi e per proteggersi dal clima, dalle condizioni sfavorevoli che ci possono essere, dalla protezione, perché è vero che vogliono attirare degli insetti, però ci sono anche degli insetti che magari alle piante non piacciono e che quindi no, cercano di allontanarli. Tutto questo. Questa funzione di difesa e di protezione le piante ce l'hanno anche verso di noi, quando noi le utilizziamo e naturalmente i nostri bambini. Vi dicevo prima che credo nell'uso dei doni delle piante, qualunque essi siano in realtà, non solo gli oli essenziali, ma adesso parliamo degli oli essenziali per supportare delle buone abitudini, per supportare uno stile di vita naturale. E questo crea davvero quella che spesso chiamiamo la magia, no? In realtà è scienza, perché gli oli essenziali sono fatti di componenti, sono fatti di molecole, sono fatti di sostanze che sono scientificamente studiate, sono chimiche, non tutto nel mondo, è chimica anche noi stessi, naturale e non sintetica. Quindi pensiamo che sia una magia, appunto, in realtà invece è una scienza che però viene utilizzata in questo modo che sembra un po' magico, no? Perché è tanto tanto piacevole. E quindi è molto così, molto bello anche usarlo per i bambini in questo senso. Teniamo presente che gli oli essenziali sono la forma più concentrata della pianta, per cui quando li utilizziamo dobbiamo stare attenti, a diluirli nel modo giusto e a non abusarne. Può darsi che qualcuno di voi già sappia tutto questo, però se c'è qualcuno che sta ascoltando questa presentazione, che magari non conosce ancora gli oli essenziali, può essere utile anche sottolineare questi aspetti. Quindi, come li possiamo utilizzare? Li possiamo utilizzare per il supporto immunitario, per l'igiene. Molti oli essenziali hanno proprio delle caratteristiche detergenti, delle proprietà detergenti. Ci possono aiutare a riposare bene, ci possono aiutare tantissimo per le nostre emozioni, ci possono aiutare quando facciamo attività fisica e possono anche aiutarci a stabilire delle buone abitudini. Poi vediamo perché. Proprio per questo è importante creare delle abitudini, c'è un errore nella scritta, scusate, prima che inizi la scuola. Non pensiamo che il primo giorno di scuola facciamo partire il diffusore, gestrofiniamo l'olio sotto i piedi. Non è così. Dobbiamo dare ai bambini il tempo di abituarsi a una nuova routine e dobbiamo anche fare conoscere loro gli oli. Quindi, no, magari presentarli, partire dalle piante. In quei video che sono nella playlist c'è proprio un video che parla di come presentare gli oli ai bambini, che vi consiglio di guardare. Perché potete farlo anche proprio come un gioco, no? Hanno usando i fiori, hanno usando la scorza del limone o dell'arancio, le foglie della menta, del basilico, di quello che avete in casa. Iniziate a prepararli, iniziate magari ad andare a vedere la scuola, se possibile, se avete già dei compagni che conoscete, magari incontrarsi in modo che si ritrovino, no? Sapere che c'è qualcuno che si conosce da sicurezza, incontrare le maestre. Se è possibile, nella nostra scuola c'è questa tradizione che la maestra di prima incontra i bambini a casa loro prima della scuola, e questo credo che sia una cosa molto bella, molto importante. Quindi forse è possibile.
Puoi prepararli e spiegare come saranno le giornate, iniziare a svegliarsi, ad andare a dormire nell'orario in cui avremo bisogno di farlo quando inizierà la scuola. E in queste abitudini, quindi no, quando ci alziamo, quando ci andiamo a dormire, quando andiamo a dormire, quando magari vogliamo provare il diffusore, iniziamo a inserire gli oli che abbiamo imparato a conoscere. E questo lo dico invece a noi adulti quando inizia la scuola, facciamo in modo di essere anche noi, no? Rilassati e di avere il tempo anche per noi stessi al mattino. Quindi alziamoci prima, andiamo a dormire magari prima la sera, facciamo quello che serve perché il mattino sia un momento sereno. Perché noi possiamo avere il tempo di ritrovarci, di avere le nostre routine del mattino e perché poi possiamo dedicarci anche ai bambini. Accendiamo il diffusore, per me è stato sempre uno strumento potente in casa, averlo al mattino prima che loro si alzassero. Quindi questo è qualcosa che possiamo fare alla sera. Per qualche ragione lo schermo mi copre l'ultimo, però forse si vedrà. Scegliamo insieme un aroma per la sera, poi vi faccio vedere quelli che possono essere, mettiamo a posto i giocattoli, iniziamo a creare l'atmosfera per slow down, per calmarci. Facciamo il bagnetto, se è necessario la doccia, possiamo mettere anche qualche goccia di olio, ad esempio la lavanda. Per mettere gli oli nell'acqua del bagnetto basta mettere un cucchiaino di sale o anche un olio se volete vegetale, che però il sale aiuta la dispersione nell'acqua e quindi l'olio, un cucchiaino di sale, poi mettiamo quello nell'acqua del bagnetto. Laviamo i dentini, mettiamo il pigiama, leggiamo una storia, facciamo un massaggino ai piedi. Questo è sempre stato per noi un momento in cui i bambini si aprivano e raccontavano che magari non succede durante la giornata perché sono di corsa, hanno le loro cose da fare. Invece quello è un momento in cui siamo lì e siamo calmi e magari ci possono dire, no, se sono preoccupati, se è successo qualcosa quel giorno, eccetera. E poi spegniamo la luce. E io lascio sempre il diffusore acceso, lui ha una sua lucina e quindi anche questo può aiutare. Ci sono anche dei diffusori carini per i bambini che fanno le stelline sul soffitto, che fanno dei suoni, eccetera. Quindi possono essere così un'idea per fargli compagnia. Ecco, e questa invece è la lista del mattino, quindi noi siamo già pronte io ho pensato di prepararla sia con i disegni, se i bambini sono piccolini, ma anche con le scritte. Queste liste le potete preparare le vostre tranquillamente, le potete scrivere sulla lavagnetta, anche di questo c'è un video, no, in modo che i bambini sappiano, ok, che dove sono adesso? Mi sono svegliato, adesso mi lavo il viso, cosa devo fare adesso? Adesso mi vesto, no? Controllo di avere tutto nello zainetto, faccio colazione, preparo la merenda, poi dipende dall'età, potete averla preparata voi la merenda, comunque l'aiutate, perché qui a scuola devono essere autonomi, no? Devono sapere dov'è la merenda e devono essere capaci di aprire, chiudere lo zaino, mettere le cose a posto, mettersi le scarpe, la giacca e prepararsi ad uscire. Questo è utile per loro perché gli dà, questo lo potete fare anche nei giorni precedenti, no? Fate le prove in modo che loro sappiano l'ordine in cui fare le cose, questo è quello che ho scritto io, voi naturalmente scrivete il vostro, e quindi li aiuta e tutto va molto più così ordinatamente, armoniosamente. E dicevamo, gli oli sono dei superpoteri. Quindi potete insieme scegliere un olio che vi fa sentire bene in quel momento. Io consiglio di fare insieme un pochettino di strada, no? Se possibile, noi abitiamo in un paesino piccolo, quindi loro sono sempre andati, i ragazzi sono sempre andati a scuola a piedi. Quando erano piccoli, accompagnati naturalmente, poi anche da soli, insieme agli amici, per strada si ritrovavano e andiamo a
e andavano insieme. E questo è un modo per stare un po' all'aria aperta, ma anche per guardarsi intorno, sfogare un po' di energie invece di stare nel traffico, la macchina con l'agitazione, no? Se è possibile, naturalmente. Si può anche scegliere magari di parcheggiare un pochettino più lontano, senza avere, di solito davanti alle scuole c'è sempre un caos terribile, quindi no, anche quello può essere così un'idea. E mi è piaciuta tantissimo questa cosa di scegliere un talismano, l'ho visto l'anno scorso su un sito australiano che si chiama Endwood, questo mi è piaciuto tantissimo. C'è un cuore e c'è questo tipo chiavetta. Non so, questo simbolino che è dentro, vedete che quello è attaccato a una cordicina. Quindi l'idea è che il cuore rappresenta la casa e questa parte che si toglie, i bimbi se la possono portare dietro, che si è caricata nel cuore di tutto l'amore che loro sentono a casa e che possono tenere in tasca, che possono tenere nello zaino, no? Che gli possa dare sicurezza e gli faccia sentire tutto il calore e l'amore della casa, dei genitori, no? Di quello che li fa stare bene. Quando tornano a casa, lo rimettono nel cuore per ricaricarsi ed è pronto per il giorno dopo. Naturalmente potete trovare qualunque altra cosa, un pupazzetto, qualunque cosa che li faccia sentire bene e che gli ricordi, no? Che non sono soli. Ecco, un'altra cosa, questo è magari meno magico se volete, però in realtà lo è tanto. Spesso non riusciamo a seguire, per quanto così cerchiamo di seguire un'alimentazione equilibrata, giusta, così però i bimbi hanno i loro gusti e non sempre è facile farli mangiare tutto così. Quindi proviamo a supportarli. doTERRA ha degli integratori veramente molto molto buoni, sia per gli adulti che per i bambini. Questi sono quelli per i bambini, tra l'altro sono anche gradevoli come sapore, quindi anche questa è sicuramente una buona abitudine quotidiana, che supporta anche il sistema immunitario, aiuta il nostro corpo a funzionare bene, sono gli omega 3, vitamine, sale, minerali e i probiotici. Questi sono delle bustine che si possono sciogliere nell'acqua oppure da noi li mangiamo, così li prendevano così direttamente in bocca dalla bustina. Ci sono doTERRA dei probiotici per adulti, ma vanno bene comunque questi anche per gli adulti perché sono diversi, quindi li possiamo alternare. Anche questa è, secondo me, un'ottima cosa da fare perché ci aiuta a difenderci. Sempre per il supporto immunitario, gli oli essenziali ci aiutano moltissimo. On Guard è una miscela che abbiamo usato tantissimo negli ultimi 2 anni, che contiene arancio, cannella, chiodi di garofano, eucalipto, rosmarino. E i componenti di questi oli essenziali sono quelli che vedete qui sotto: limone, eugenolo, cinnamaldeide, e sono dei componenti che aiutano tantissimo a dare un supporto antiossidante, soprattutto con i chiodi di garofano, e hanno delle forti proprietà detergenti e quindi ci aiutano, no, a pulire, eliminare tutto quello che vogliamo tenere lontano. Io purtroppo non sono autorizzata a parlare di malattie, di medicine, quindi dovete leggere un pochettino tra le righe. E lo possiamo sicuramente mettere nel diffusore, io lo metto nel diffusore spesso nel pomeriggio, quando torniamo tutti da scuola, tornavamo perché adesso loro abitano da un'altra parte, all'università siamo già arrivati a questo momento, possiamo preparare uno spray per la gola, poi tutte queste ricette le trovate sul blog, possiamo fare degli spray per le superfici, li possiamo applicare sulla pelle, li possiamo mettere in una bevanda. Attenzione che gli oli di questa miscela sono oli caldi, che vuol dire che bruciano un pochettino sulla pelle, quindi bisogna stare attenti a diluirli bene. Adesso questa sera vi do, in questa presentazione vi do la diluizione.
Questa miscela è talmente potente che doTERRA ha creato un'intera linea, c'è il dentifricio, ci sono delle perline che sono un terzo di goccia di olio essenziale che possiamo sciogliere in bocca, questo lo consiglio per i bimbi un pochettino più grandi, per i ragazzi o per noi, ci sono le caramelle per la gola, c'è un sapone per le mani, c'è il detersivo per la lavatrice, il detergente e lo spray per le mani che è una buona cosa da avere sempre così. Dietro anche per i bambini. Quindi è proprio una miscela di punta di quelle che otterrà e che anche se non avete tutta questa linea, però la miscela in sé è molto molto utile. Esiste questa miscela anche così in una confezione roll-on, che vuol dire che è lo stesso olio essenziale che però è stato diluito e che è in diluito con l'olio di cocco frazionato e che quindi possiamo applicarlo direttamente sulla pelle. Esiste anche una versione per i bambini di cui vi parlo dopo, che è questa qui che si chiama Stronger, che potete usare in alternativa anche con i bambini piccolini in età di asilo, oppure potete creare voi la vostra versione di On Guard nel roll-on. Guard Touch, doTERRA chiama questi oli che sono nel roll-on a touch, cioè toccano, quindi che possono essere applicati. Qui avete una ricetta della diluizione, se volete scrivervela. Normalmente per gli adulti diciamo di mettere 20-30 gocce in una boccetta, per i bambini da 5 a 15 gocce, dopo vi do proprio la diluizione. E poi riempiamo con l'olio di cocco frazionato. L'olio di cocco frazionato è un olio di cocco che resta liquido, che non unge molto, quindi che possiamo così applicare senza avere troppi problemi magari di ungere i vestiti, eccetera. Come utilizziamo questi oli? Massaggiandoli sul torace, sotto i piedi, volendo anche sulla spina dorsale, mattina e sera, come prevenzione, ma soprattutto quando magari comincia a essere la stagione un po' così, dei malanni dell'autunno e dell'inverno. Alla sera possiamo usare questi oli nel diffusore, ce ne sono tantissimi. Adesso io qui vi ho messo quelli così più comuni, quelli base, perché così è più facile che magari li abbiate, magari se avete o se volete acquistare il kit di base di doTERRA, c'è sempre la lavanda, c'è sempre la miscela di On Guard, quindi ho cercato di mettervi qui quelli più così più semplici da reperire. La lavanda la possiamo mettere nel diffusore oppure possiamo preparare il nostro roll-on oppure possiamo utilizzare questa miscela, si chiama Serenity e contiene la lavanda, ma contiene anche la camomilla, contiene la vaniglia, l'ylang-ylang, la maggiorana, il legno di wood, il cedar wood, il legno di sandalo e il vetiver. Quindi sono tutti oli che sono rilassanti. Se nella miscela On Guard ci sono tutti gli oli che aiutano per il supporto immunitario, qui ci sono tutti gli oli che aiutano a rilassare. Questo perché? Perché ognuno di noi ha il suo olio preferito per qualche cosa e lo stesso olio può essere utilizzato per cose diverse. E quindi in una miscela, se mettiamo insieme tutti gli oli che aiutano per quello scopo, siamo ancora più sicuri che si crea questa sinergia per cui quell'olio ci aiuterà. La miscela Calmer è un'altra miscela che fa parte degli oli per i bimbi e che possiamo massaggiare sotto i piedi perché appunto è già diluita in modo che sia proprio sicuro utilizzarlo sulla pelle. C'è questo, abbiamo imparato a lavarci le mani spesso e volentieri. Io uso spesso questo sapone che appunto vi facevo vedere della linea On Guard e ho comunque sempre dietro con me lo spray. E questo va bene anche per l'insegnante da tenere a scuola perché può essere utile da utilizzare. Ecco, adesso vi faccio vedere queste miscele degli oli per i bimbi. Arrivano in un
in un contenitore e hanno, qui nelle immagini li vedete senza, però hanno dei tappini anche colorati e un gancetto che eventualmente si può appendere allo zaino e che comunque aiuta i bambini a riconoscerli anche se ancora non sanno leggere. Perché vedete che adesso non so se vedete qui, forse non si vede bene, c'è un simbolino in rilievo sul tappo ed è lo stesso simbolo che trovate qui. Qui vedete che c'è il simbolo di un omino, un corpo, e qui c'è il simbolo di un cuore. C'è un video su YouTube in cui faccio vedere come con i miei nipoti abbiamo cercato di capire come conoscere questi oli, no? Questi sono oli molto sim cioè, simili come funzione alle miscele che Duterra ha a disposizione nel catalogo. Male, però qualche anno fa ha creato delle miscele apposta per i bambini che non solo sono diluite, ma sono anche create con degli oli più delicati rispetto a quelli delle miscele. Quindi, se la miscela on guard va benissimo, per esempio, nel diffusore, questa miscela qui che si chiama Stronger, che vedete qui, questa con l'etichetta rossa, contiene degli oli diversi. Se vi ricordate di là c'era la cannella e che oli di garofano, no? Qui invece c'è il legno di cedro rosso, il cedarwood, la lizzea, frankincense e rosa, che sono oli che aiutano tantissimo per il supporto immunitario, ma che sono più delicati sulla pelle. Tra l'altro, vedete qui che può essere utilizzato anche proprio per la cura della pelle, perché sono oli che aiutano sia la superficie che gli strati interni della pelle con i legni. Quindi possiamo anche usarli sul viso. Vi dicevo che lo stesso olio si può usare per ogni cosa. E possiamo insegnare ai bambini, no, che cosa vuol dire stronger, che cosa vuol dire sentirmi più forte, quando è che tu ti senti più forte, no? E parlare con loro di questo. E fargli capire che appunto qui c'è disegnato un corpo, quindi questo aiuta il nostro corpo ad essere più forte, a resistere contro le cose che possono esserci nell'aria, nell'ambiente, no? Magari che non ci fanno stare bene e che però ci possono aiutare anche emotivamente. Frankincense è un olio che rappresenta anche la figura paterna, le nostre radici. Quindi capite che ci fa sentire più, avere delle radici forti ci aiuta ad essere più forti. La rosa è un olio che alza tantissimo le vibrazioni, quindi ci fa sentire più forti, più di buon umore, no? Anche più sereni. La lizzea ci fa pensare, ci fa sentire che esistono delle possibilità. Il cedarwood è l'olio della comunità, quindi ci fa sentire, ci aiuta a sentirci bene con gli altri. Quindi capite come gli oli essenziali lavorano sempre tanto su diversi livelli. Tra l'altro, queste miscele dei bimbi hanno un profumo buonissimo. Qui si sente, secondo me, prevale la lizzea. Però si sentono anche gli altri oli, quindi, gli altri oli, quindi è molto molto gradevole, vedrete che gli piaceranno. Abbiamo questa altra miscela che si chiama Steady. Steady vuol dire fermo, no? In equilibrio. C'è una miscela per gli adulti che si chiama Balance, proprio, no? Quindi equilibrio, e questa è la versione per i bimbi. E contiene gli oli che vedete qui: coriandolo, magnolia, amiris e abete balsamico. Ora, la magnolia è un olio che rappresenta l'accoglienza, anche in un certo senso la maternità. Anche la mirra è un po' così, la magnolia è ancora più dolce. Quindi, no, che ci aiuta, ci può confortare. Ci sono anche qui degli alberi, quindi che ci danno questa stabilità. Il coriandolo è un olio che aiuta a lasciare andare. Quindi, no, e vedete che qui c'è disegnato un cuore. Quindi possiamo insegnare ai bimbi che è normale
sentire che no, magari c'è qualcosa che ci destabilizza, che c'è qualcosa che non ci fa sentire sicuri, che però abbiamo, no, qualcuno che ci vuole bene e che possiamo avere un segreto. E ci sono degli oli, no? Ci sono delle persone che hanno studiato proprio queste miscele, mettendo insieme gli oli che ci possono aiutare, dandoci i doni delle piante per quando siamo tristi, per quando abbiamo un po' paura, per quando abbiamo bisogno di sentirci più equilibrati o magari di trovare la chiarezza. E anche questo ha un profumo bellissimo, proprio piacevolissimo. Qui si sente decisamente la magnolia, che prevale, quindi è molto avvolgente e accogliente. E questo era Steady. Poi abbiamo Brave, vedete che anche qui c'è disegnato un cuore. E qui è il Brave, vuol dire coraggio. Quindi possiamo parlare con i bambini di che cosa vuol dire sentirsi coraggiosi. E quando possiamo avere bisogno di coraggio? Nella scuola, nella vita, con gli amici, se magari ci siamo fatti male, no? Dobbiamo essere un po' coraggiosi perché magari abbiamo un po' paura in quel momento, se dobbiamo togliere un dentino, le occasioni possono essere tantissime. Quindi parliamo con loro, no? Di quando ci sono delle volte in cui dobbiamo tirare fuori il coraggio. Per fortuna ci sono delle piante che ci vengono in aiuto. Io adesso vi parlo come se stessi parlando ai bambini perché rivivo quello che faccio io quando ne parlavo con i bambini che avevano, no, i nostri, ma anche quello che faccio con i bambini che ho a scuola. Voi regolatevi in base all'età che avete davanti. Questo ci aiuta appunto, no? Quando magari abbiamo bisogno di una spinta, di fiducia, ma anche quando abbiamo bisogno magari di un po' di motivazione. E qui c'è la cannella, però è molto diluita. Lo smalto che è un fiore, la miris, che anche questa è una pianta che ha questo aroma molto dolce floreale, qui decisamente prevalgono l'arancio e lo smalto. La cannella si sente proprio in sottofondo ed è anche questo molto molto piacevole. Gli agrumi di solito sono oli che danno allegria, buon umore e quindi, no? Via, ti do il coraggio di andare avanti. E la cannella, per quanto ce ne sia poca, però è un olio che ci aiuta a credere in noi stessi. Ecco perché è stato aggiunto in questa miscela, che ci aiuta proprio ad essere coraggiosi. Poi abbiamo un olio che invece magari è un pochettino più per quando dobbiamo fare i compiti, per quando no, dobbiamo concentrarci in qualche cosa. Per loro, anche per i bimbi piccoli, no? Cioè, anche se è un gioco, però magari è un gioco che li aiuta a crescere, a sviluppare la manualità, a sviluppare il pensiero, quindi anche quello è importante per loro ed è un momento in cui concentrare la mente. E questo ha degli oli di radici come il vetiver, e poi ci sono la menta che ci aiuta a dare freschezza, il rosmarino che favorisce la memoria e la clementina, quindi un mandarino che ci aiuta a dare, no, un po' di, così, di freschezza, di positività, diciamo. E quindi questo lo possiamo usare anche a scuola se ci sono, no, nei momenti in cui magari c'è qualche, così, un compito in classe, qualche cosa. Ci sono dei bambini, dei ragazzi anche che davvero io li vedo che fanno proprio fatica a concentrarsi a scuola. E a me è capitato, non avevo questo ancora o non ce l'avevo dietro quel giorno. Mi ricordo una volta che c'era questo ragazzino che doveva fare un po' di matematica, lui proprio aveva proprio difficoltà di concentrazione, ci sono persone anche adulte, no, che hanno questo problema. Quindi io gli ho messo, lui era uscito un momento, io gli ho messo una goccia di limone fatto cadere sul quaderno. E beh,
Lui si è messo a fare gli esercizi quando è tornato, senza più lamentarsi, senza guardare fuori dalla finestra, insomma, no? Quindi li possiamo aiutare con qualcosa di piacevole. Lui era anche uno che mi chiedeva molto delle perline di menta piperita che lo aiutavano. Dico questo perché noi a scuola abbiamo il consenso dei genitori per utilizzare gli oli essenziali. Però lo potete usare tranquillamente anche a casa, no? Quando è il momento di fare i compiti, potete mettere degli oli nel diffusore, però potete anche così, no? Aiutarli a scegliere un olio che lo aiuta e un po' di aiuto. E questo lo potete mettere, se tutti gli oli per il cuore, dove c'è disegnato il cuore, li potete mettere proprio sul cuore o magari anche sui polsi. Ecco, questo lo potete mettere sulle tempie o magari sulla nuca, e sicuramente anche sui polsi, dovunque si senta la roba. Mi piace metterlo sulle tempie e sulla fronte perché sono le parti, no? Che magari sono più coinvolte, mi dà l'idea che facciano pensare così proprio al pensiero, così alla concentrazione. Naturalmente io vi parlo di oli in questo momento per i bambini, ma sono oli che possiamo utilizzare anche noi adulti, vedete, io li sto usando, mi piacciono moltissimo. E quindi ecco, tenete presente anche questo. Poi c'è questa miscela che si chiama Tamer, questo magari è un pochino più difficile come traduzione per i bambini, nel senso che ci aiuta a domare quello che succede nella nostra pancia, nel nostro stomaco, mal di stomaco, tutte queste cose qua che a volte e più spesso che no possono dipendere così nella quotidianità da un po' di preoccupazione magari, no? Così, di tensione, eccetera. Gli oli essenziali che ci sono qui, la menta, lo zenzero, i semi di prezzemolo, il pepe nero, sono tutti oli che aiutano sia a favorire la digestione, ma aiutano anche a assimilare le cose che succedono. Delle volte ci sono delle cose che succedono che non ci piacciono ai bambini come a noi, e quindi no, che così tendiamo così ad allontanare, oppure magari sono proprio difficili da digerire, no? Pensate anche, no? Questa cosa non la digerisco, non parliamo solamente di cibo, ma possiamo parlare anche di un aspetto che sta succedendo in quel momento che per noi non va bene, che però non ci possiamo fare nulla. Quindi questo ci aiuta così ad assimilare questa cosa. E anche in questo caso possiamo parlarne, Possiamo parlare con i bambini, possiamo cercare di capire cos'è che è difficile per te. Vedete che qui è disegnato un omino, quindi è una cosa per il corpo, ma sempre gli oli essenziali hanno effetto sulle nostre emozioni. Tra l'altro, la menta. La menta verde, o spearmint, è un olio, è l'olio della comunicazione, un olio che ci aiuta, che possiamo utilizzare anche proprio qui, quindi alla prima parte della digestione, se vogliamo, no? Quindi quello che va dentro, ma anche quello che esce fuori, lo possiamo tranquillamente massaggiare sullo stomaco, ma la menta è la spearmint, è proprio l'olio che ci aiuta ad esprimere quello che abbiamo dentro, a farlo venire fuori nel modo giusto. Quindi può essere davvero utile, no? Non lo digerisci, ok, prova a buttarlo fuori, vediamo che cos'è. E lo zenzero invece è un olio che ci dà lo stimolo per fare quello che abbiamo bisogno di fare. Quindi vedete che, no? Ci sono molti livelli in cui gli oli ci aiutano anche senza che magari noi ce ne rendiamo conto. Poi c'è questa miscela, la sono dovuta andare a prendere nella borsa perché è proprio una miscela per i bimbi, ma che io uso spessissimo anche per me, perché aiuta per così
indolenzimenti, dolori muscolari, nel caso di bambini anche, per esempio, dolori della crescita, oppure magari se hanno fatto sport e sentono un po' tipo male alle gambe, così possiamo utilizzarlo proprio per fare dei massaggi. Teniamo presente che quando appunto lo usiamo in questo modo, lo usiamo dove ci dà fastidio, per cui io questo ce l'ho nella borsa e lo uso molto spesso proprio sulla cervicale, sulle spalle, dove è facile che si crei tensione. È già diluito con l'olio di coco frazionato, quindi possiamo tranquillamente anche, no, massaggiarlo un pochettino. E questo ha un aroma un pochettino più leggero rispetto al tea blu, che è efficacissimo, eccezionale, però magari quando siamo al lavoro, quando siamo a scuola, così un aroma come questo può essere così più facile anche per chi ci sta intorno, che magari non è abituato all'uso degli oli. E qui dentro c'è Copaiba, che è un olio eccezionale per l'omeostasi nel corpo e per tutto quello che riguarda i fastidi, i dolori, la tensione, la lavanda, anche questa ottima per calmare, rilassare anche i muscoli. La stessa menta verde, spearmint, che abbiamo trovato in Temer, e i semi di tomare. Per questa ragione, se siamo tesi, per esempio, qui dice prima di parlare in pubblico, che ne so, un'interrogazione, no? Una presentazione che magari i ragazzini più grandi possono fare. Anche semplicemente leggere. Io ho dei bambini che, ho dei ragazzi anche, che fanno molta fatica a leggere in classe, no? E non perché alle volte hanno problemi di dislessia, quello che è, ma a volte semplicemente magari un fatto di timidezza. In questi casi può aiutare, no? Sapere di avere un aiutino, che può essere questo, ma che può essere anche Brave, di cui abbiamo parlato prima, che può essere Strong, che può essere. Facciamoglieli scegliere quello che pensate e che pensano, soprattutto che li aiuti di più. E poi abbiamo l'ultima miscela di questo kit per i bambini. Questa si chiama Calmer, questo è molto facile da spiegare. Calmer, calma. No? Quindi, quando è che ho bisogno di sentirmi calmo? Forse in questo momento vedo che adesso sei un po' agitato e va bene così. Cerchiamo di capire perché sei agitato. E poi però magari cerchiamo di capire, no? Come possiamo allentare questa tensione che c'è, perché adesso è sera e magari c'è bisogno di dormire. Oppure, no, magari ci sono delle volte in cui si alzano, non riesco a dormire, e delle volte non lo sanno nemmeno loro. Uno dei nostri ragazzi ha la sindrome di Asperger e lui molto spesso aveva e tuttora ha un'agitazione, ma non riesce a dargli un nome, non lo sa. Fa fatica a capire esattamente da dove viene. E gli oli ci aiutano anche in questi casi, quando magari non, a volte lo sappiamo e loro lo sanno, ma non sempre. Delle volte c'è questa sensazione e abbiamo bisogno magari di rifletterci, no? Allora, un olio che ci aiuta a rilassare ci può anche aiutare a capire che cosa c'è che non va, a guardarci dentro. Possiamo magari con i bambini aiutarli a disegnare qualche cosa, no? Possiamo aiutarli magari se sono più grandi anche a scrivere, però a tirare fuori questa cosa in modo che non sia più dentro di noi, no? Però appunto è importante delle volte anche cercare di calmare un pochettino, no? E questo è anche un olio che può andare molto bene per il massaggino della sera, quando si racconta una storia, quando magari loro ci raccontano poi che cosa succede, no? La sera è proprio il momento in cui delle cose vengono fuori, se è successo qualcosa con le amiche a scuola, mi ricordo la nostra bambina faceva così, che no? Le femmine hanno questa tendenza a creare un po' più di drammi, che però per loro sono davvero importanti.
distanti economicamente, no? E magari non riuscivano a parlarne. Invece così, in quel momento di calma, di relax, di no, atmosfera così sicura, riescono magari a parlarne. E qui c'è la lavanda, la camomilla, il legno di Buddha e l'ylang-ylang. L'ylang-ylang è proprio l'olio del cuore, quindi che ci aiuta ad aprire il cuore. La lavanda, che anche questo è un olio che favorisce tantissimo la comunicazione, quindi no? In questi momenti in cui magari vogliamo aiutare i bambini così a parlarci, no? A tirare fuori quello che magari così è difficile per loro, può essere un olio giusto da utilizzare. E il legno di Buddha è un olio abbastanza zen, come tutti i legni, è molto stabilizzante. E la camomilla, anche questa, ci aiuta a guardarci dentro. Sappiamo, la camomilla è un olio calmante, rilassante. Potete anche scegliere, ci sono delle alternative. Questo, per esempio, lo usa moltissimo mio marito, si chiama Intune. Sono oli diversi, ma hanno lo stesso scopo di favorire e supportare la concentrazione. Intune ha degli oli, vedete, tipo il patchouli, il sandalo, un pochettino più intensi. Quindi per i bambini forse Thinker è decisamente un olio più leggero, però io ho usato tantissimo Intune con gli adolescenti a scuola. Questi sono oli che aiutano, possono aiutare al mattino per partire sereni. Abbiamo parlato di questi due. Questa è una miscela che si chiama Motivate, che ha dentro agrumi e vaniglia, melissa, che è l'olio della luce, rosmarino, che è l'olio della memoria. Questo è un olio molto molto piacevole da utilizzare al mattino o lunedì mattina anche. Se avete degli adolescenti, allora la prima miscela, Clary Calm, è specifica per le donne, quindi anche per le adolescenti, perché è un olio che supporta gli ormoni, molto utile durante periodo mestruale, è un roll-on, quindi si può massaggiare direttamente sulla pancia o sull'interno delle caviglie. E allevia proprio degli oli che alleviano il fastidio. Potete allo stesso tempo, per lo stesso problema, magari utilizzare anche Rescue e metterlo ad esempio sulla schiena. Spesso durante il periodo mestruale c'è un problema anche lì. Possiamo utilizzare anche Rescuer per il mal di testa, anche quello può essere associato. No? Quindi potete utilizzarli insieme e in modi diversi. HD Clear invece è una miscela, in realtà c'è anche poi un detergente, c'è una crema per la pelle degli adolescenti, quindi per tutto quello che ha. No, le impurità, eccetera. La miscela è concentrata, quindi l'ho applicata proprio spot on dove c'è bisogno. E poi, appunto, invece il detergente e la crema, quelli si possono utilizzare su tutto il viso. Noi ne abbiamo avuti quattro e vi assicuro che è stato un olio che abbiamo usato da tutto il kit, in realtà, tanto tanto, perché la pelle sappiamo che può essere una sfida per gli adolescenti e anche, no, un problema che non li fa stare bene, quindi se li possiamo aiutare, ben venga. Qui è la famosa schermata con le due illustrazioni, quindi qui guardate quello che vi può servire, se volete ve lo potete scrivere. Allora, partiamo sempre da un roll-on da 10 mm. Sulla sinistra trovate l'età e sulla destra trovate le gocce. Naturalmente, se no, guardate sempre dal più piccolo,
ci dice 0-3 mesi, facciamo 0,15 gocce, mi dite. Come si fa a fare 0,15 gocce in un roll-on da 10 millilitri? Lo fate in uno più grande, fate in una. Preparate una goccetta da, per esempio, 50 millilitri e ci mettete una goccia. E così avete la diluizione giusta che poi potete mettere in un roll-on e potete applicare sulla pelle. E così via, no? Quindi state sempre, se avete l'età più bassa, state sempre sulla dose minima degli oli essenziali. Vedete che è davvero pochissimo. È chiaro che dipende molto anche dal peso dei bambini. Ci sono dei bambini a 6 anni che pesano 20 kg, ce ne sono dei bambini che ne pesano 30 e sono più alti, no? Quindi basatevi un pochettino anche su questo. Di solito va con le taglie dei vestiti, quindi no? Se sono più minuti, ovviamente il loro corpo è più piccolo, ha bisogno di meno quantità di olio. Se invece hanno 4 anni, però vestono 6 anni, vuol dire che il loro corpo è più grande, quindi no, tollera anche una quantità maggiore di olio. Molto empirica questa cosa, però funziona di solito. E qui ci sono un po' di ricette basate sulle quantità che dicevamo prima. Miscela del buon umore, miscela della digestione, miscela della concentrazione. Ci possiamo anche preparare le nostre se abbiamo degli oli in casa con quello che abbiamo. Ok, qui ci sono un po' di altre idee per fare dei roll-on per la sera, per il supporto immunitario, per piccole ferite, la bua. Il cattivo umore, la tosse, disturbi di pancia, il nasino che cola, ossa, muscoli, corpo che cresce e i dentini. Poi sto preparando anche proprio un post in cui ci saranno tutte queste miscele apposta per i bambini. Tutti questi oli, appunto, li trovate in questo kit, si chiama Kids Collection, è stato creato così nel roll-on. In America hanno anche le miscele che si possono mettere nel diffusore. Noi non le abbiamo in Italia in questo momento, però possiamo creare con gli oli essenziali qualcosa di molto simile. Quindi ve le ho messe qui in modo che possiate così copiarle. Manca Tamer perché quello lì in effetti è molto più utile applicato direttamente sulla pancia. E questa è la miscela che potete mettere nel diffusore per il primo giorno di scuola. Lavanda, frankincense, arancio dolce, cedarwood, quindi no, la sicurezza, no, andare via rilassati. Anche con allegria dell'arancio e pensando che si troveranno dei nuovi amici, no? Con il cedarwood. Molto piacevole nel diffusore questo aroma. Queste le potete mettere per il dopo scuola nel diffusore, quindi per qualche cosa per quando si fanno i compiti, per quando c'è un po' di tensione. A volte arrivano a casa, si mettono a discutere, a litigare tra di loro. Questo se vogliamo tenere lontani i germi, questo per così sentirsi bene a casa, sentirsi accolti, sentirsi al sicuro e questa anche può essere una buona miscela da diffondere. Vetiver, Cedarwood e Balance. Io uso spessissimo Cedarwood alla sera per dormire. Mio marito usa tantissimo Vetiver. Questi sono anche delle miscela da diffondere, non c'è bisogno che vi legga tutto, potete magari fare dei screenshot. Vedete che ci sono qui, purtroppo questo mi copre, vediamo se riesco a mettervelo qua così vedete l'ultima è eucalipto. Ci sono tantissime possibilità, quindi tenetevele lì, potete stamparle, copiarle e provarne una diversa ogni giorno. E ecco, questo
Questa settimana stiamo facendo con il nostro team sul nostro gruppo Facebook, quindi poi rimarrà, proprio un approfondimento per no? Gli oli da usare, come usarli, ancora più ricette, eccetera. Se vi fa piacere partecipare, se non avete un account Terra, quindi un team di riferimento con cui fare la vostra formazione, perché i team diversi lo fanno, ecco, se non avete una persona di riferimento per l'Uterra e non avete un account e volete iniziare ad usare gli oli essenziali, quando acquistate il vostro primo kit avete accesso a tutto il materiale che abbiamo prodotto per il nostro team, quindi c'è da gli oli per la pelle, il detox, il relax, gli ormoni, tutto quello che volete e in questo periodo anche questa cosa su gli oli essenziali per i bambini e per il rientro a scuola. Vi dicevo, questo è un kit che serve in doTERRA per aprire un account, quindi potete in questo modo avere il vostro account doTERRA gratuitamente e avete poi il 25% su tutto quello che comprate per un anno. Se state guardando questa presentazione adesso a settembre, ci sono anche molti oli in omaggio, quindi che varia a seconda dal kit di iscrizione che prendete. Quindi è sicuramente un buon momento per iniziare a utilizzare gli oli essenziali. Questo è il kit con cui ho iniziato io, 10 oli di base e un diffusore e un libro che mi insegna come usare gli oli. Ho iniziato così ormai 8 anni fa e la mia collezione è cresciuta sempre di più, però questi oli, questi 10 oli, li uso tantissimo, ne abbiamo parlato stasera tanto, la lavanda, il limone, la menta, la miscela per digerire, la miscela per il supporto immunitario di Ungard, il T3, la miscela per i dolori muscolari, la miscela per il respiro, l'incenso, quindi copre un po' tutte le possibilità. Secondo me è comunque uno dei kit migliori con cui iniziare, oppure appunto questo kit per i bimbi se volete focalizzarvi su questo in questo periodo. E metterò poi sul canale YouTube il link dove trovate tutti i kit, potete guardare tutto come funziona doTERRA, eccetera. Però questo è aviaromatica.com, come acquistare, e lì trovate tutte le indicazioni. Potete tranquillamente scrivermi anche a aviaromatica.com e vi sarò felice di aiutarvi. Spero che vi sia stato utile e spero di sentirvi presto.